Con il summit di Mosca sull'Afghanistan, la Russia cerca di aumentare la pressione sui talebani affinché formino al più presto un governo inclusivo, rispettando le promesse fatte in termini di diritti umani e lotta al terrorismo. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che il Cremlino riconosce gli sforzi della nuova amministrazione afghana per stabilizzare la situazione dal punto di vista militare e politico. La Russia si dice dunque soddisfatta del livello di interazione col nuovo governo dell'Afghanistan, pur con qualche nodo ancora da sciogliere. Secondo l'inviato presidenziale russo Zamir Kabulov, il movimento dei talebani sarà riconosciuto solo quando comincerà ad essere all'altezza della maggior parte delle aspettative della comunità internazionale, mettendo così in guardia Kabul a non usare il paese come base di appoggio per azioni contro gli stati vicini. Da parte loro, i talebani hanno rivendicato l'inclusività dell'attuale esecutivo, dove però non sono presenti donne e minoranze, promettendo che ci saranno tuttavia presto delle riforme. Ogni paese ha le sue condizioni, dice il vice primo ministro ad interim del governo talebano. Le donne sono nostre sorelle e madri, sono rispettate da tutti noi. Creeremo le condizioni per dare loro il giusto spazio nell'ambito del rispetto della Sharia. Isolare dunque l'Afghanistan non è nell'interesse di nessuno, ma attorno a quel tavolo dove c'erano talebani, russi, cinesi e iraniani mancavano gli Stati Uniti, che hanno congelato le riserve della banca centrale del paese, un forfait che potrebbe pesare sui negoziati in corso.